Buongiorno a tutti, siamo a Verona, più o meno in pieno centro di Verona, vicino allo stadio, e ci troviamo al cimitero austro-ungarico che si trova in località Savalle. Ovviamente, come dice il nome, è un cimitero dei caduti della Prima Guerra Mondiale. Ho voluto venire a visitare questo cimitero perché è la prima volta che visito questa tipologia di luogo militare. Ho già visitato dei luoghi dove sono sepolti soldati tedeschi, ma della Seconda Guerra Mondiale, della prima, non avevo ancora trovato, anche se ce ne sono comunque tanti, e ne farò qualcuno in zona Asiago sicuramente, ce ne sono di molto belli che avevo visitato quando non avevo questa passione. E niente, questo è il cimitero. Vediamo che ci sono circa 7-8 caduti per tomba. Il cimitero, come gli altri cimiteri tedeschi della Seconda Guerra Mondiale, anche se questo della prima, è tenuto molto bene, molto molto bene. Vediamo anche la bandiera, oltre che quella austriaca, vediamo anche quella italiana e della Comunità Economica Europea. Facciamo un video non troppo impegnativo, ma giusto per capire. Conservi questa lapide alla memoria dei soldati magiari. Infatti vedevo che la bandiera ungherese, che riposano lontano dalla patria, è stata posta nel 2002. Qui riposano 5.684 soldati austro-ungarici caduti nella Grande Guerra, 200 combattenti caduti nelle battaglie di Solferino e Custoza, nonché degli appartenenti alla guarnigione di Verona. Avete capito? Le nostre città sono colme, piene zeppe di storia, basta trovarle. Anche questo cimitero, io non ero a conoscenza, quante volte sono venuto allo stadio di Verona a vedere le partite. Quante volte sono venuto a Verona, qui vicino, dove mio figlio fa le gare di nuoto tutti gli anni, e non sapevo di questo luogo, che mi è stato anch'esso indicato da un iscritto al mio canale, che mi ha indicato anche quello della Seconda Guerra Mondiale, che ho visitato sempre oggi. Cosa devo dirvi? Sono dei luoghi veramente particolari, che andrebbero visitati. È ovvio che uno non può vederli tutti e non può conoscerli tutti. Come capita agli iscritti al mio canale, molti restano stupiti dei luoghi che visito perché non sanno che esistono, ma io stesso non ne sapevo l'esistenza fino a 2 anni fa, prima di avere questa passione. E adesso che ce l'ho, chiedo a tutti voi appassionati che mi seguite: indicatemi posti nuovi dove andare. Se riesco a entrare, beh, questi sono aperti al pubblico, quindi voglio dire, non è che sia molto difficile entrare. Ma volete indicarmi luoghi militari, volete indicarmi colonie del ventennio, luoghi del ventennio, ospedali, ville, indicatemi quello che trovate, io verrò a visitarle. Ovviamente a seconda della distanza, perché vi faccio un esempio: oggi è stata una giornata molto impegnativa che volge al termine, infatti adesso mi avvio verso la macchina. Oggi è stata una giornata molto impegnativa, avrò alla fine macinato circa 600 km, forse qualcosa di più. Adesso sono a Verona, devo fare gli ultimi 100 km per tornare a casa. Ero partito questa mattina alle 5:30.
180 km fino a Brescia, poi 80 su per la montagna. E quindi è ovvio che non posso fare tutta la strada che ho fatto oggi, 600 km, se non ho da visitare almeno, come mi è capitato oggi, 8 luoghi. Oggi ne avevo 8, sono entrato in 4. Eccolo qui, il Museo Austro-Ungarico di Verona. Io vi saluto. Vi ringrazio per avermi seguito, spero che il video vi sia piaciuto. Ultimamente sto spaziando anche su diverse cose, oltre che sempre le solite polveriere e caserme. Se vi interessa, se vi è piaciuto, mettete mi piace e seguite il mio canale. Vi ringrazio e buona giornata a tutti.